Su questo canale mi sono spesso occupato di fake news, presentandole come una cosa negativa, perché fondamentalmente questo sono. Eppure, proprio come quando vostra madre vi dice che siete bellissimi, nonostante ricordiate vagamente un Picasso venuto male, a volte è vero che alcune bugie sono dette a fin di bene. Avete mai visto quest'uomo? Lui era l'agente Garbo, ma anche l'agente Arabelle, ma anche altre 26 identità di persone mai esistite. Insomma, potremmo dire che era il più grande doppio giochista della Seconda Guerra Mondiale, un uomo che grazie alla propria capacità di inventare bufale diede un contributo fondamentale alla sconfitta della Germania nella Seconda Grande Guerra. Quindi insomma, è anche grazie a lui se oggi gli uomini non vanno in giro con quel ridicolo taglio di baffi a spazzolino. E per questo gli sarò eternamente grato. Tutto iniziò a Barcellona nel 1912, quando nacque un bambino di nome Juan Puyol. Juan ha un'infanzia abbastanza tranquilla. Cresce, studia e quando si stufa di studiare, si lancia nel business dell'allevamento di pollame. Nel mezzo, un servizio militare piuttosto tranquillo, senza entusiasmo né per le armi né per l'andare a cavallo, periodo dove più che a combattere impara ad odiare la guerra e l'esercito. Dopo soli 6 mesi, grazie a una scappatoia legale, può pagare e lasciare l'esercito, cosa che di fatto fa con piacere. Da qui in poi la sua vita procede tranquilla fino al 1936, quando in Spagna scoppia la guerra civile. Da qui in poi, solo sfighe incredibili. Diciamo che era un periodo apprezzabile solo dalle aspiranti Miss Italia. In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere? Nel 42. Juan cerca di starne fuori, di non schierarsi e di continuare ad allevare i propri polli, fregandosi negli scontri fratricidi che si combattono in città. Tuttavia, si sa, se non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te. E così Juan viene suo malgrado coinvolto nella guerra civile, arruolato a forza dai repubblicani che gli fanno il simpatico scherzetto di sequestrargli la mamma e la sorella. Che sagome! Lui fugge e vive in clandestinità con la fidanzata e la sua famiglia, almeno finché non viene trovato e sbattuto in prigione assieme al fratello e al padre di lei, poiché renitenti alla leva. Viene aiutato da un'amica che lo aiuta ad ottenere i suoi primi documenti falsi, che lo fanno apparire troppo vecchio per l'esercito. Considerando che all'epoca aveva 25 anni, diciamo che o i controlli erano abbastanza blandi o lui era già un mago del travestimento. Già me lo immagino che diceva "Opla!" ogni volta che si sedeva per apparire più anziano. Torna a fare il fattore, pianificando di sconfinare in Francia, allenandosi per superare a piedi i Pirenei. Poi, vuoi perché viene a sapere che i controlli sono aumentati, vuoi perché scavallare i Pirenei a piedi nudi potrebbe risultare un tantino sospetto per un soldato in pensione, ci ripensa, torna indietro e si arrende all'arruolamento forzato. Naturalmente l'addestramento nell'esercito è minuzioso e lo prepara perfettamente alla guerra. In 2 settimane è già spedito al fronte. Cacchio, avrei voluto che anche la mia laurea fosse stata così. Passano i mesi ed il morale in prima linea è piuttosto basso. Juan comincia a morire di fame, giacché il pasto giornaliero consisteva in sole lenticchie in scatola, e così decide di disertare e passare dall'altra parte. Naturalmente i nazionalisti sono contentissimi di accoglierlo tra le loro fila. Infatti lo piazzano su un treno e lo deportano nel nord della Spagna, imprigionandolo. Fortunatamente per lui conosce un vecchio parroco che garantisce per lui, intercede col gran comando e lo fa liberare. Ora Juan è dall'altra parte della barricata, ma la convivenza con i nazionalisti lo convince una volta per tutte ad odiare quell'ideologia. Tuttavia riesce ad arrivare alla fine del conflitto orgoglioso di non aver mai dovuto sparare un proiettile. Bene, ora finalmente la guerra civile è finita. Cos'altro potrebbe mai capitare? La Spagna non entra in guerra e così lui si mette a lavorare in un hotel che vede il passaggio di molte figure aristocratiche e misteriose, come un presunto duca, sicuramente molto ricco, che lo istruisce sulle grandi privazioni che devono subire gli aristocratici in questo periodo. Erano a corto di whisky perché non riuscivano a reperirlo in Spagna. Così, furbescamente, lui si offre di scortarli fino in Portogallo in cambio di un passaporto, uno strumento di difficile acquisizione all'epoca. Poiché il whisky è un bene di prima necessità per i ricchi dell'epoca, loro accettano e lui ottiene il passaporto. Quindi sì, a volte, effettivamente, l'alcol può salvare delle vite.
Ma il passaporto non è l'unico strumento che aiuterà il futuro Garbo nella sua missione top secret. È anche in questo periodo che sposa Araceli, assoluta co-star della nostra storia, che lo accompagnerà negli anni. Sì, ho appena paragonato una donna a un passaporto e l'ho anche definita strumento. Ora posso ufficialmente aspirare a un pubblico Red Pill. La guerra va avanti e Juan, convinto antinazista, si presenta all'ambasciata inglese per offrirsi come spia sul territorio. Gli inglesi, che ci vedono lungo, neanche lo ricevono. Zero. Come un venditore di rose che si presenta a una partita di calcetto tra maschi. Lui non si perde d'animo, si presenta all'ambasciata tedesca e gli fa credere di essere stato più volte in Inghilterra per conto del governo spagnolo, mostrandogli un passaporto diplomatico falso fabbricato durante i suoi viaggi in Portogallo. I tedeschi gli credono, lo incaricano di andare in Inghilterra, costruire una rete di spie naziste e gli consegnano anche dell'inchiostro simpatico e dei codici segreti. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un film di 007, ma è tutto vero. Ora, c'è un piccolissimo problema, perché Juan non può andare in Inghilterra, perché il passaporto è falso, e non può neanche tornare dagli inglesi, che non l'hanno neanche accolto. Quindi lui decide di tornare a Lisbona, e da lì comincia la magia. Juan si arma di una guida turistica del Regno Unito, della tabella degli orari ferroviari inglesi e di una grande mappa di un paese che non aveva mai visto neanche nei suoi sogni. Poi dice ai suoi contatti tra i tedeschi che i suoi messaggi passeranno tramite un suo collaboratore in Portogallo e comincia ad inviare notizie false. Comincia ad inventarsi di sana pianta informatori e collaboratori vari. Un pilota olandese, un dissidente scozzese, un marinaio. Fondamentalmente manda messaggi vaghi e poco utili. Però gli inglesi cominciano a intercettarlo e si interessano sempre di più, anche perché c'è una coincidenza incredibile. A un certo punto manda un messaggio riguardante un convoglio inglese che parte da Liverpool e arriva a Malta. E il caso volle che ci fu davvero un convoglio in partenza da Liverpool e in arrivo a Malta. Passano i mesi e Juan continua a mandare dei report poco utili in cui parla delle abitudini degli abitanti facendo anche qualche gaffe, tipo sbaglia a convertire le sterline oppure dice che gli scozzesi vanno pazzi per il vino, quando invece è una bevanda prettamente latina, ma i tedeschi non sospettano nulla. Cominciano però a chiedergli informazioni più dettagliate, dei dettagli militari cui Juan non sa cosa rispondere. Così sua moglie si reca all'ambasciata statunitense, che le crede e lo mette in contatto con i servizi segreti inglesi. È il 1942 e da questo momento Juan diventa, contemporaneamente, l'agente Arabelle per i servizi segreti nazisti e l'agente Garbo per l'MI5 inglese, un riferimento a Greta Garbo per sottolineare le sue doti da attore. Gli inglesi lo trasferiscono, stavolta davvero, in Inghilterra e gli associano un ufficiale dell'esercito per rendere i suoi racconti credibili. Garbo ha portato con sé in Inghilterra una squadra di 27 agenti, tutti inesistenti. Inventa la loro vita, morte e miracoli. Davvero, li fanno anche morire e pubblicano i loro annunci mortuari sui giornali, oppure li mandano a fare attentati ad edifici vuoti, o ancora trasmettono notizie vere, ma troppo in ritardo per essere utili, come i regionali di Trenord. Nel frattempo siamo arrivati al 1944 e comincia, per l'agente Garbo, la missione più importante della sua carriera. L'operazione Fortitude. Gli alleati stanno preparando per il 6 giugno 1944 l'ormai celeberrimo sbarco in Normandia. E i tedeschi lo sanno benissimo. Quello che non sanno è dove avverrà questo sbarco e qui entrò in gioco Garbo e gli specialisti dell'MI5. Nei 5 mesi che precedettero l'azione, Garbo inviò oltre 500 messaggi radio per informare i nazisti che il luogo principale dello sbarco sarebbe stato Pas de Calais, quello che da sempre Hitler indicava come più probabile, località molto più a nord rispetto alle 5 spiagge dove avvenne davvero. Anche dopo il D-Day, Garbo continuò a sostenere che quello che era avvenuto in Normandia era solamente un diversivo, che il grosso dell'esercito degli Stati Uniti era pronto a sbarcare a Pas de Calais. Come? Niente di più semplice, si inventò un esercito, il FUSAG. Il FUSAG fu una fantomatica armata ai comandi del generale Patton, composta da oltre 150.000 uomini e tonnellate di mezzi anfibi corazzati pronti per lo sbarco.
con l'unico particolare che 150.000 uomini erano in realtà pochi uomini che si scambiavano un intensissimo traffico di comunicazioni radio farlocche, e i mezzi corazzati erano dei grossi gonfiabili da fare invidia alle sagre di paese. I tedeschi continuarono a credere a Garbo e mantennero due divisioni corazzate, 19 di fanteria, in presidio a Pas de Calais ad attendere uno sbarco fantasma, dando l'opportunità agli alleati di rafforzare le proprie teste di ponte sul continente e penetrare in Francia. Ma non solo, i nazisti pendevano a tal punto dalle labbra di Garbo, pardon, di Arabelle, da decorarlo con la croce di ferro per i suoi straordinari servigi. Ora, con l'onorificenza in tasca, a Garbo, a Arabelle, non restava che mandare un ultimo messaggio carico di mestizia ai suoi superiori. La guerra era ormai in procinto di essere persa e a lui non restava che scappare in Sud America. Tra l'altro, quel messaggio, l'ultimo, era forse il più onesto che avesse mai inviato, perché andò davvero in Sud America, in Venezuela, dove visse fino alla fine dei suoi giorni, nell'88. Certo, per essere sicuro che poi nessuno lo andasse a cercare, mise però prima in scena un ultimo, teatralissimo, colpo ad effetto, fingendo la sua morte di malaria in Angola e facendo scendere, immagino, una lacrima sulle guance di quei generali nazisti che ancora, fino alla fine, lo avevano tanto decantato come eroe della patria. Fine. E questo è tutto per oggi, spero che la storia vi abbia interessato, se già la conoscevate magari vi abbia rivelato qualche dettaglio interessante che non sapevate. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video, iscrivervi al canale dove troverete tanti altri fantastici video. Io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!